Impedire ad altri l'accesso ai turisti a questo chiostro, che ha delle condizioni di conservazione buone e occorre soltanto la manutenzione, che è un buon costume, questo chiostro della cattedrale che appartiene al capitolo e per il quale occorre che il comune garantisca la buona manutenzione e la sovrintendenza la tutela. Per cui farò una lettera perché mi fa piacere che una città che ho tanto visitato e tanto amato nella mia vita abbia questo chiostro aperto, come giusto che sia, per la possibilità di muoversi durante le giornate. Prima è in attesa che venga restaurato il museo del Capitolo, che è un importante museo, che io ricordo, e adesso vedrò i lavori di restauro, ma questo spazio, con qualche buona manutenzione per eliminare l'acqua, per pulire l'erba, può essere aperto al pubblico, come desidera l'amministrazione e con la gestione dell'amministrazione. Mi sembra un atto di civiltà e di responsabilità, poi in una città civile come Atri, perché non sembri che alcune cose sono inspiegabili e misteriose quando possono essere chiarite e ognuno deve lavorare per il bene comune, perché non c'è una sovrintendenza, un comune, un capitolo che sono proprietari del bene sul piano materiale, perché il bene e lo Stato sono la coscienza del bene, chi ha coscienza di un bene ne è titolare, la coscienza di questo bene impone a chiunque se l'abbia in proprietà di non tenerlo chiuso.